Chiediamo alle autorità competenti dell'ASL e della Regione un maggiore interesse sugli ospiti dell'Istituto Juventus positivi al Covid trasferiti al Campolongo. La richiesta arriva dai familiari degli stessi. Questi infatti denunciano che nonostante le numerose telefonate ai responsabili abbiamo riscontrato una noncuranza. Si tratta di circa 25 anziani contagiati dal coronavirus trasferiti da Sala Consilina a Eboli su ordine perentorio dell'ASL. Lo scorso 30 marzo. Purtroppo dall'entrata dei pazienti in struttura non si hanno più notizie dirette dei nostri familiari, si legge nella lettera, se non la telefonata del medico che avvisa sulle loro condizioni. Appare quasi impossibile parlare con loro. I familiari non intendono accusare nessuno, ma chiedono di comprendere il loro stato d'animo. Noi ringraziamo il personale del Campolongo e rispettiamo il divieto di restare vicino ai nostri cari, ma dobbiamo avere la possibilità di dare loro una parola di conforto. Per questo chiediamo alla struttura di rispondere al telefono. E infine arriva anche una richiesta alle autorità competenti. A 20 giorni dal trasferimento ci chiediamo quale percorso dovranno affrontare i nostri familiari, come ad esempio i tamponi di conferma e di rientro presso i domicili.